Ma un po' sì. Io, gli auguri si fanno a tutti, non si fa una persona in me particolare, perché già una cosa del genere è un po' così, no? Perché se io se ti incontro te e ti faccio gli auguri e poi non le faccio un altro, cioè faccio veramente la figura dello scostumato. Allora se tu mi dici dei nomi e io ti posso dire che auguri farei. Silvio Berlusconi. Beh, Silvio Berlusconi, devo dire che sono contento perché oggi sono riuscito, la prima volta che lo risentivo parlare in pubblico dopo l'operazione. Dio mio, io non sarei riuscito a parlare per 2 ore e mezza bevendo soltanto 2 sorsi d'acqua e 2 ore e mezza consecutivi. E poi facendo un discorso anche filato e parlando di tutto, dalla politica estera a, che ti posso dire, a questioni di giustizia, così accennato. Anche questioni di giustizia, accennato. Ha parlato del, diciamo, del bambino. Cioè, ha parlato 2 ore e mezza. 2 ore e mezza. Ma guarda, sono rimasto io. Ma soprattutto. 2 ore e mezza. Cioè, lei è riuscito a resistere 2 ore e mezza. Io sono riuscito, ma ascoltare Berlusconi. Io sono riuscito allora, a aspettare, cioè, perché va bene, perché c'erano quante cose interessanti. Quanta parte della platea invece sestro. Beh, è qualcuno che, diciamo, che aveva più problemi con la prostata, ha dovuto fare una piccola intervallo. Dovessimo fare un augurio al grande sconfitto di questo 2016 a Matteo Renzi. Ma io parto da un presupposto, sai, le sconfitte molto spesso servono a forgiare le persone. Se lui ne fa tesoro, probabilmente non è che uno che finisce adesso Matteo Renzi. Io non ho mai visto, già in politica, specialmente nella politica italiana, nessuno finisce. Tu sai benissimo, parlavamo prima di Berlusconi. E un augurio a Beppe Grillo? Ma Beppe Grillo, cioè, secondo me ha avuto una grande intuizione e continua ad averla. C'è un problema di fondo, cioè nel senso, tu non puoi fare un movimento monocorde, che è l'unica cosa che ripete. Diventa un po' buio. No, cioè, ma perché non splendono i raggi. Ma no, ma sì, ma non è tanto i raggi, sai, onestà. Poi c'è un problema in assoluto, che o tu scegli delle persone competenti o ti devi fidare. In Italia, tu sai benissimo, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Questo in effetti sì. Ce n'è uno nuovo che come un bambino, un bebè, sta emettendo i suoi primi vagiti, Paolo Gentiloni. Ma secondo me non è un bebè, con lui si è un po' ingrigito. Si è un po' ingrigito. Poi ti posso dire una cosa, in una fase come l'attuale, in cui siamo tra la seconda, forse torneremo alla prima e magari andremo alla terza repubblica, lui non ha l'immagine tipo. Se io dovessi fare un discorso su Gentiloni, sai chi mi ricorda? Tu mi fai sempre dei discorsi, mi hai fatto un paragone prima. Giovanni Goria, te lo ricordi? Sì. È esattamente la stessa cosa, che prese il posto di un altro, diciamo, del personaggio potente di allora delle DC e durò poco. Non vedo. Almeno non credo, potrei anche, diciamo, ricredermi e sarei anche contento di ricredermi, ma non vedo dentro Gentiloni, diciamo, il carattere, la forza, la capacità, l'empatia che può, rispetto, diciamo, all'opinione pubblica, lo potrebbe far diventare un numero uno. Quindi con un augurio così direi che Gentiloni è così in questo momento. No, questo è così. Il plastico Gentiloni, no, di questo, ma non momento. È così. Sai, sono quelle cose che uno deve vedere anche. Se uno deve parlare tanto per parlare, allora ti posso dire, come dicono tutti, no, ma adesso poi vedrete, alla fine andrà avanti. Ti mostrerà. Se io devo dire, visto che faccio questo mestiere da una vita e quindi mi attengo a un minimo di conoscenza, a un minimo di realismo e a poca ipocrisia, ti dico quello che ti ho detto. Allora, vabbè, più che auguri sono previsioni anche un po' iettatorie. Ma non comunque... è iettatoria, è nei fatti, scusami. Cioè, tu parli, ma scusami, questo è il cosiddetto, se ti ricordi, visto che intanto tu hai seguito con me anche la Prima Repubblica, questo governo è il cosiddetto governo amico, cioè in cui, diciamo, la DC lo manda lì, gli mandava lì e poi avevano un compito e poi già c'era pronto, diciamo, l'interruttore per chiudere lo spillo nel canotto. Come governo balneare finiva subito. Quello che un ex ministro di DC chiamava l'uccello padulo. No, quello si finisce sempre laggiù.
dove c'è l'anima. Capito? Vabbè, vabbè, ormai tanto mi sembra questa parola è stata portata ormai nel dizionario, sì, della politica. Abbiamo c'era appena Giacchetti. Lasciato c'era no. Giacchetti, Massimo, il riconoscitore facciale, un chirurgo estetico quasi.